Lo vedete alle mie spalle a fare selfie con alcuni simpatizzanti, siamo a Venafro, qui da qualche minuto è arrivato Matteo Salvini, inizia proprio da Venafro il suo tour elettorale. Le altre tappe del tour molisano, macchia di Isernia per una visita all'azienda DR Automobile, sta a seguire sempre in mattinata Isernia e Rionero Sannitico, nel pomeriggio la visita a Trivento, poi Campobasso e Guardia Alfiera, a quell'ora sarà calata la sera, in tempo per l'appuntamento clou a Termoli, per la chiusura della campagna elettorale con il candidato presidente del centrodestra Roberti. Il cammino è lungo, qui ha già incontrato tanti simpatizzanti, noi lo abbiamo intervistato. Ministro, la terza volta qui in due settimane, il Molise le piace proprio? Diciamo che essendo a dieta non è la terra migliore dove venire se sei a dieta, perché si mangia e si beve benissimo. Scherzi a parte, ci ero venuto e ci tornerò perché, ripeto, essendo probabilmente la regione più piccola, magari in passato altri ministri non l'hanno considerata come meritava, quindi ho trovato tanti progetti interrotti, non finanziati, bloccati, viadotti, gallerie, la Trignina, la Bifernina. Sono stato poco tempo fa a inaugurare la fine dei lavori di un tratto stradale che è in corso da 40 anni fra Isernia e l'Abruzzo, quindi noi ci torniamo però soprattutto dopo il voto. Forza Italia e Fratelli d'Italia qui sono molto forti dal punto di vista elettorale, rischia di, la Lega di arrivare un po' indietro. Noi qua non siamo mai stati stabilmente al governo del Molise, tutti gli altri sì. Quindi se i molisani vogliono portare il buon governo che la Lega offre in tante regioni italiane, da nord a sud, dalla Lombardia alla Sicilia, anche in Molise, ripeto, con una particolare attenzione al tema della sanità, che è il tema su cui bisogna lavorare di più e meglio, noi ci siamo. Sono le prime elezioni del post Berlusconi. Che valore ha per tutto il centrodestra questa tornata elettorale? Conto che nel mio piccolissimo, col mio lavoro quotidiano al Ministero delle Infrastrutture, quello che voleva e faceva Berlusconi lo onoriamo coi fatti e non solo come dovuto con le preghiere. Mi auguro che in Molise il centrodestra stravinca. Al ministro delle Infrastrutture è inevitabile la domanda sul progetto della Termoli San Vittore, l'autostrada di collegamento tra il Mar Adriatico e il Mar Tirreno attraverso il Molise. La risposta è d'ordinanza. Ci stiamo lavorando. E a proposito di grandi, nel caso di specie, enormi infrastrutture. Cosa risponde ai detrattori, e non sono pochi, che dicono il ponte sullo stretto in realtà non si farà mai? Risponderanno i fatti con l'avvio dei cantieri l'estate prossima. Dopo 50 anni il diritto alla continuità e all'unità territoriale di milioni di siciliani sarà realtà, oltre a essere un volano economico per tutto il paese, non solo per Sicilia e Calabria ma per il Molise come per la Lombardia, perché avere un paese unito, moderno, veloce e collegato è qualcosa di straordinario.